È noto che il rapporto tra una qualsiasi circonferenza e il suo diametro è costante. Questo rapporto si suole indicare col simbolo pi greco. Il simbolo pi greco fu usato per la prima volta dal matematico William Jones nel 1706 in onore di Pitagora e successivamente fu reso di uso comune da Leonhard Euler, più noto come Eulero. In Grecia la matematica ebbe un notevole impulso e diventò dimostrativa, cioè la vera matematica, ma non fu l'unica disciplina scientifica ad avere i propri natali in Grecia. Ad esempio, la medicina si può dire che nacque nell'isola di Kos per merito del famoso Ippocrate, inventore dello storico giuramento dei medici che porta appunto il suo nome. Ma è di un altro Ippocrate che parleremo oggi, Ippocrate da Chio, isola greca non lontana da Mileto e Samo, detto anche Ippocrate il matematico. Siamo ad Atene all'incirca nel 440 a.C. e il vecchio Ippocrate si confida con il suo allievo Alessandro, figlio di Alcibiade e di Afridisia, offrendogli la sua eredità culturale. Tu già conosci il mio libro Gli Elementi, nel quale sviluppo alcuni teoremi di geometria. Ebbene, al di là dei teoremi e delle loro dimostrazioni, ricorda che la sua importanza sta nel modo in cui ho dedotto questi teoremi. Ho fissato un gruppo di regole, chiamate assiomi, senza alcuna spiegazione, solo comprovati dal buonsenso. Da questi ho fatto discendere tutte le mie asserzioni. Vedrai che questa è la strada giusta e altri proveranno a fare altrettanto. A una cosa non abbiamo mai pensato, quadrare una figura dai contorni curvilinei o addirittura quadrare il cerchio. Equivarrebbe a realizzare il sogno di un mondo naturale, governato dalla ragione e dall'ordine, sostituendo l'asimmetrico con il simmetrico, l'imperfetto con il perfetto, l'irrazionale con il razionale, il trionfo non solo della ragione umana, ma della semplicità dell'universo. Ippocrate non riuscì a quadrare il cerchio, ma due lunule. E ben 2000 anni più tardi, nel 1771, il grande Eulero ne quadrò altre due. I tentativi di quadrare il cerchio continuarono per generazioni, ma tutte contenevano qualche errore. D'altra parte, l'assenza di una soluzione non dimostra l'impossibilità di una costruzione del genere. Solo nel 1882 il matematico tedesco Ferdinand Lindemann riuscì a dimostrare che la quadratura del cerchio è impossibile. Lindemann affrontò il problema da un altro punto di vista. Certamente nessun numero trascendente può essere costruito con riga e compasso, e questo ai tempi di Lindemann era già stato dimostrato. Il matematico tedesco non fece altro che dimostrare che il famoso numero pi greco è un numero trascendente. Benché Archimede sia stato il primo a sottoporre pi greca ad un preciso esame scientifico, un'interessante stima di pi greco si ricava già da un passo della Bibbia, in cui si parla di un grande bacino di bronzo a forma circolare che serviva a raccogliere l'acqua piovana. E da queste misure si deduce che pi greco è circa 3. Una valutazione più precisa risale agli antichi Egizi. Nel papiro di Rind troviamo che il valore di pi greco è il rapporto 4 terzi alla quarta. Il papiro di Rind è il più esteso papiro egizio di natura matematica giunto fino a noi. E contiene 84 problemi aritmetici, algebrici e geometrici con le relative soluzioni. Nel 1670 il grande Isaac Newton affronta il calcolo di pi greco con il suo metodo delle flussioni. 4 anni più tardi il suo rivale Leibniz scopre che si può calcolare pi greco quarti sommando i termini di una serie. Nel 1761 Lambert dimostrò che è un numero irrazionale e quasi un secolo dopo Lindemann dimostrò che è un numero trascendente. Da allora i matematici rinunciarono a trovare un valore decimale esatto di pi greco, ma la ricerca di una sempre migliore approssimazione non si fermò qui. Nel XX secolo il matematico indiano Srinivasa Ramanujan aprì nuove porte al calcolo di pi greco con l'utilizzo delle equazioni modulari.
L'avvento dei computer rivoluzionò i metodi di calcolo. Nel 1949, ENIAC, il primo computer gestito dall'esercito statunitense, trovò ben 2037 cifre decimali per pi greco e alla fine degli anni 80 i computer sono arrivati a calcolarne circa mezzo miliardo. Tutto iniziò più di 2000 anni fa con un trattato sull'area del cerchio del grande Archimede di Siracusa.